Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città. Buongiorno a tutti e a tutti da Antonella Cortese per Eduradio e TV. Con la rubrica Oggi parliamo di buddismo e la nostra trasmissione che va in onda sull'Epida TV, Teletricolore e Radio Città Fujiko. Oggi per questa rubrica siamo in compagnia di Maria Vaghi, che è una mindfulness counselor, operatrice carceraria e segretario di Liberation Prison Project, il progetto che ormai conoscete benissimo perché ne parliamo quasi settimanalmente, che nasce negli Stati Uniti una ventina di anni fa e che poi si diffonde un po' a macchia d'olio in tutte le nazioni. E Maria, prima di tutto, buongiorno, grazie di essere con noi. Ti faccio subito una domanda che è soprattutto di curiosità. Quando sei entrata in Liberation Prison Project e per quale motivo, cosa ti ha spinto ad aderire a questa iniziativa? Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte le persone che ci ascoltano e che ci vedono. Mi fa molto piacere essere qua con te oggi e partecipare a questo progetto innanzitutto. Io sono nell'associazione dal gennaio del 2019. Ho iniziato, devo dire, un po' per caso, nel senso che chiaramente provare a portare la professione di mindfulness counselor, che in realtà è molto più che una professione, in un contesto che fosse molto concreto, era sempre stata comunque la mia idea. E quando mi sono resa conto che presso il carcere di Milano Bollate c'era in corso da molti anni proprio anche una sperimentazione così ampia, così interessante dal punto di vista trattamentale, davvero ho pensato che potesse essere, anche per poter operare nel sociale, un'occasione davvero unica con, tra l'altro, professionisti che avevano partecipato proprio al progetto Bollate fin dall'inizio. E quindi è stato davvero un'attrazione molto spontanea, ecco, quindi mi sono trovata subito benissimo. Maria, senti, vorrei che tu ci spiegassi in due parole però che cosa significa essere un mindfulness counselor, perché così si chiarisce subito l'equivoco di che cosa si tratta. Sì, in effetti a volte si perde anche un po' di tempo e a volte anche un po' di energia nelle definizioni di etichetta. In realtà è un professionista della relazione d'aiuto, come ce ne sono anche altri, ma io dico sempre che sono molto affezionata più al termine mindfulness che non al termine counselor in realtà, soprattutto perché ho avuto la possibilità e davvero ne sono grata, perché è stato quello che ha fatto la differenza. Io ho potuto lavorare in termini miei, proprio di studio, esperienziali, sulla mindfulness nella sua realtà più autentica. Quindi gli studi anche che ho fatto sono stati molto classici, se vogliamo, cioè quelli Dharma oriented, quindi proprio quelli che affondano le radici in quelle che sono le origini vere, cioè quelle che si ispirano alla filosofia buddista, che è lo studio della mente. Quindi dico questo perché effettivamente oggi si sente tantissimo parlare di mindfulness e molto spesso anche in modo un po' pop, che va benissimo, quante più persone si possono avvicinare, però io sono davvero contenta di essere approdata quando ho iniziato la mia formazione in un contesto molto autentico, che si rifaceva proprio alle origini filosofiche più vere. E questo mi ha fatto davvero scoprire un mondo di una ricchezza sconfinata. Bene. Senti, io con te oggi volevo affrontare un argomento molto delicato, detenzione e famiglia. Perché sicuramente l'impatto che la detenzione ha sulla famiglia è molto forte, senso di colpa, sensazione di aver tradito la fiducia dei propri cari, paura di perdere gli affetti, senso di impotenza, che poi diciamo è una sensazione, percezione che può venire da ambedue le parti in realtà. Però c'è anche da aggiungere che il tempo della detenzione in carcere può essere sentito come vuoto, inutile, interminabile, ma in realtà la domanda che ti faccio è questa: può servire invece a costruire nuovi equilibri, una nuova consapevolezza? Questo è un tema davvero interessante, che per me è un po' il tema.
nel senso che molte volte mi sono trovata di fronte proprio a questa reazione delle persone. Adesso passiamo un attimo oltre l'impatto iniziale, no? Che va da sé essere molto forte, molto duro, e ci sta che una persona stia in ascolto di quel momento e, come dire, lo lasci passare. Però poi viene un momento in cui, facendo anche un po' leva sulla resilienza che naturalmente ognuno di noi ha, si viene nuovamente chiamati a decidere qualcosa per sé. E allora, certo che sento tante volte definire il tempo della detenzione come un tempo sospeso, come un tempo in cui quasi non ci fossero esperienze, non ci fossero, il tempo non si può fermare per definizione, no? Però quest'idea del tempo sospeso, che spesso le persone lo avvertono in prima persona, ma un po', fammi dire, spero di non essere fraintesa, ce la si racconta. Quindi io, come approccio, ho proprio un approccio di grande oggettività, cioè se il tempo è sospeso, vuol dire che sono sospese anche le esperienze, ma questo corrisponde al vero? No. Io continuo a vedere il tempo che scorre, continuo a interagire con le altre persone, sono in un contesto, provo delle cose, mi attivo, mi arrabbio, provo delle sensazioni, degli stati d'animo. Quindi, al di là delle storie che ci raccontiamo, in realtà i fatti ci mostrano che le esperienze vanno avanti, la vita va avanti e il tempo pure. Quindi, al di là di, diciamo, un po' anche accasciarsi, no, su quest'idea è ma tanto è un tempo sospeso, come dire, non dipende da me quello che può succedere mentre sono dentro, e invece sì, è proprio questo è un punto, è come se ci si trovasse a un bivio. Che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare di questo tempo che c'è, di queste esperienze che comunque vivi? Perché poi giustamente dicevi questo senso di impotenza del ma io sono qui, sono separato dalla mia famiglia, per esempio, e non posso essere loro d'aiuto. Ecco, in questo devo dire che la consapevolezza, il lavoro di consapevolezza è molto affascinante, perché richiamandoci costantemente a un'osservazione reale di come sono le cose, ci dà anche la possibilità di rimanere molto flessibili sulle definizioni. Cioè, che cosa considero io come essere d'aiuto? Non è soltanto il se fossi a casa potrei portare io i bambini a scuola, perché sennò mia moglie deve correre, perché poi al turno di lavoro, ad esempio, no? Sì, ma non c'è solo logistica, non c'è solo la spesa da fare. Mi viene da dire che sono cose importanti, ma sono anche quelle meno impegnative dal punto di vista personale, no? Allora lì è lì che proprio si incomincia a dire che cos'è che io invece posso fare nel momento in cui le mie condizioni sono cambiate, perché mi trovo nella restrizione e mi trovo nella separazione dai miei affetti. Ok, questi non sono aspetti sui quali accasciarsi, ma sono semplicemente condizioni che in questo momento ci sono. Bene, con queste condizioni io che cosa posso fare? E allora è lì che proprio si vede, no? Anche un po', naturalmente anche con l'accompagnamento che molto di cuore noi facciamo, si prova a vedere se una persona si sente di iniziare a lavorare a un progetto diverso, che è lavorare su un progetto di sé, cioè vedere davvero il tempo della detenzione come un tempo in cui, viste quali sono le condizioni, io lavoro su di me, proprio nella prospettiva e nella autodefinizione di dire no, ma essere d'aiuto ai miei vuol dire che io quando esco sono quercia, se mio figlio magari adolescente ha bisogno di un sostegno, chi se ne frega della spesa, mi viene da dire, no? Cioè è davvero un dare valore alla costruzione che si può fare di sé per nel momento in cui si potrà tornare in famiglia con i propri affetti eccetera, essersi costruiti in maniera diversa. E questo mi rendo conto che è davvero un elemento che in tante situazioni può determinare un punto di svolta molto interessante. Bene, è molto importante quello che stai dicendo, però mi viene in mente che a volte c'è veramente, come dire, un calo di energia. Io mi immagino che le persone difficilmente abbiano la forza in certi momenti
di approcciarsi in questo modo al proprio tempo. Voi come operate quando cominciate un tipo di relazione su queste tematiche? Come ti muovi, Maria? Qua poi dipende dalle situazioni. Io personalmente, come anche altri colleghi, tengo sia un gruppo di consapevolezza, sia degli incontri individuali in situazioni dove magari appunto ci sono persone che sono in un momento in cui ovviamente il tutto viene deciso anche di concerto con gli educatori, a seconda delle richieste delle persone, eccetera. Però proprio in un momento in cui magari le persone sentono, una persona sente il bisogno di lavorare su determinati aspetti e il lavoro che si può fare di consapevolezza è proprio interessante perché innanzitutto porta all'osservazione di sé e quindi molte persone pensano soprattutto alla dimensione della meditazione, no? E quindi anche, ad esempio, durante il gruppo facciamo alcuni minuti di pratica, piccola pratica meditativa, un'introduzione, eccetera. Ma io in particolare, e lo dichiaro proprio, per me la cosa più importante non è tanto quella che si definisce la pratica formale, cioè di sedersi, occhi chiusi, stare un po' con la concentrazione sul respiro, eccetera. È importante farla, ma soprattutto se una persona sente giovamento, vale che lo faccia, eccetera, perché poi serve anche un allenamento a stare un pochino, no? A stare nel silenzio, a stare fermi, eccetera. Ma io personalmente do tanto più valore a quella che si definisce pratica informale, cioè nel momento in cui ci incontriamo, lavoriamo su determinati aspetti, sottolineiamo determinati aspetti, ma poi il tema è durante il resto della settimana, durante tutte le altre ore della giornata in cui noi non siamo insieme, il tema è farsi tornare in mente a seconda dell'esperienza che sto attraversando. Magari, che ne so, una persona mi provoca, oppure mi viene, non so, sento i miei da casa e mi viene un'emozione di tristezza, eccetera. Ecco, lì, cioè quando io mi calo nelle esperienze quotidiane che tanto tutti noi facciamo, allora lì il tema è provo a richiamare quegli spunti che il percorso di consapevolezza offre e allora provo a mettermi in osservazione, in focalizzazione, proprio nell'osservare che cosa succede dentro di me. Perché innanzitutto la pratica di consapevolezza ha a che fare con il prestare attenzione ed è cruciale, cioè questo fa una differenza gigantesca, prestare attenzione in maniera intenzionale a quello che mi succede momento per momento, nel qui e ora, eccetera. Insomma, poi sarebbe lunga, però spero di aver dato un minimo di idea, ecco. Sì, sì, Maria, l'idea l'hai data benissimo e mi sembra anche che possiamo cominciare proprio da questo piccolo passo, no? Cominciare a riflettere su quello che ci hai detto, ma un po' tutti perché è una condizione che ci accomuna. Intanto ti ringrazio tanto per essere stata con noi, saluto tutti gli spettatori che ci hanno voluto seguire in questa puntata, soprattutto le persone ristrette del carcere della Dozza, di tutte le case circondariali della regione. Vi aspettiamo per la prossima puntata e grazie di essere stati con noi, a presto. Grazie, grazie a tutti, un caro saluto davvero. Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città. Scritture teatrali tra carcere e città. Consegna per la scrittura di oggi. Buongiorno. Per la nuova puntata di Shakespeare sul mare, torniamo invece sulla tempesta, che nasce proprio da una storia vera, da un naufragio accaduto pochi anni prima della stesura dell'opera. Infatti, il 29 luglio del 1609, giunse a Londra la notizia che il vascello Sea Adventure, sorpreso da una violenta burrasca nel mare delle Bermude, era andato a fracassarsi contro quelle coste e l'equipaggio e i passeggeri erano affondati. Il vascello faceva parte di un convoglio di altri 9 che trasportavano 500 coloni verso la Virginia, cioè la terra del nuovo continente, che allora veniva denominato Indie Occidentali.
dove già nel 1585 Sir Walter Raleigh aveva stabilito una colonia inglese, chiamando appunto Virginia quella terra in onore della Vergine Regina Elisabetta. La spedizione era partita da Plymouth nel maggio di quell'anno, cioè del 1609. Un anno dopo, nel maggio 1610, giunse altra notizia che tutti quelli che erano a bordo della Sea Adventure erano giunti sani e salvi in Virginia, dopo aver trovato rifugio in un'isola delle Bermude, dove avevano anche potuto costruirsi rudimentali mezzi natanti, cioè delle piccole navi, idonei a permettere loro di proseguire il viaggio fino a destinazione. Sembra allora che Shakespeare, oltre che dalla voce popolare, abbia potuto leggere un più dettagliato resoconto della vicenda dalla lettera di uno dei passeggeri della Sea Adventure, William Stracey, lettera che fu pubblicata nella stampa proprio nel 1625. Ma torniamo all'opera di Shakespeare. La tempesta infatti si apre con un naufragio della nave che trasporta Antonio e la sua corte su un'isola apparentemente deserta. Ma nella seconda scena si scopre che la tempesta è stata causata da Prospero, che è il fratello di Antonio, che è stato appunto esiliato in quell'isola e che utilizza le sue arti magiche per vendicarsi. È molto bello il dialogo tra Prospero e la figlia Miranda. Ve ne leggo una parte. Comincia Miranda. Se con le vostre arti, padre mio, avete scatenato in tal fragore l'acque selvagge, con le stesse arti fatele ritornare ora alla calma. Pare come se il cielo voglia piovere solo pece infetta, non fosse che il mare, sollevando i suoi flutti tanto in alto, da arrivar fino a lambirgli la guancia, sembri volerne incendiare l'ardore. Ah, la pietosa vista di tutti.
Shylock era un inferno scatenato, una testa che brillava di progetti eccentrici, di strane aspirazioni e fantasie bizzarre. Sembrava impossibile opporsi, ritrattare o negoziare con una persona così malefica. La candela di un unico uomo è luce per molti. È prediletto colui che fa maggiormente del bene al prossimo. I progetti di Antonio, per non far mancare nulla alla famiglia, lo hanno portato a te come ultimo grido di aiuto. Lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Prova a scuotere i cuori delle persone. Ma per prima cosa devi cominciare dal tuo. Sei un uomo benedetto, signor Shylock, perché hai donato per aiutare il prossimo. Mentre ascoltava queste parole, all'improvviso si innalzò un vento impetuoso. Si spaventò. Rimase stupito, meravigliato ma turbato, come se cominciasse a capire che era un segno arrivato dal cielo. Sei ancora in tempo per fare grandi opere per la tua anima ossessionata dal diavolo. Tu, che vuoi un pezzo di carne di Antonio, ricorda che la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito contrari alla carne. Lo spirito è amore. Hai portato con te, per molti anni, il sapore amaro della carne. Apri il tuo cuore per liberarti da questo sacrificio e con umiltà prova ad aiutare il prossimo. La clemenza è come una pioggia gentile sulla terra due volte benedetta. Ehi, signor Shylock, svariati sono i benefici. Un ottimo guadagno, un guadagno che nessuno può rubare, un guadagno che chiunque può ammirare. Quali sono? Mi dirà lei, signor Shylock. Uno è che Antonio, ora libero dal peso, le sarà grato per sempre. Ma che guadagno è questo per me? Replicherà lei, signor Shylock. L'altro è questo. Pensi al pari dei re e delle regine. Ricordato nella storia sarà scritto che lei, da un laccio, ha sciolto un povero uomo. E tutti, oggi, domani e per l'eternità, leggendo di un tale gesto, potranno, con ammirazione e rispetto, posare sul capo suo una corona di gloria immacolata. Ed ora, variazioni sul labirinto, dal laboratorio di scrittura online con il gruppo di iscritti ad Hauser territoriale di Bologna. Per uscire dal labirinto c'è sempre un ponticello traballante sul dirupo che... Mi sono ripromessa di non usare i termini sempre e mai. Diciamo che posso contare sul fatto che quel ponte comunque ci sia, per quanto precario. Bisogna però, mi sono ripromessa anche di ridurre al minimo l'uso dei però. Bisogna vederlo, il ponte. Vedere per credere? E se provassi a credere per vedere? Così non cercherei il ponte, perché so che c'è, o ci sarà, a costo di costruirlo con le mie mani. Appurato che la via d'uscita del labirinto esiste o esisterà, non resta che decidere se lasciarlo davvero o se indugiare ancora un po'. Giusto il tempo di tergiversare, di confrontarmi ancora una volta con la paura di scegliere. Se vado di qua, ma se andassi di là? E la mia vocina interiore mi ricorda che con i se e con i ma da nessuna parte si va. Allora decido di fermarmi, di respirare, perché so stare. So stare mi aiuta a decidere dove andare, provare per credere, anzi, credere per provare. Gabriella. Mandate i vostri testi a teatrodelpratello@gmail.com oppure a Teatro del Pratello, Via del Pratello 53 40 122 Bologna. Thank you.
Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città.